Presidente Blasioli, il comune subentra alla provincia di Pescara nella gestione del circolo canottieri? Sì, è quello che è stabilito nell'atto di giunta del 13 di gennaio 2015. Il comune di Pescara subentrerà, ma gli atti devono essere ancora sottoscritti, alla provincia nei rapporti con la Capitaneria di Porto, che è l'attuale proprietario del circolo canottieri di Pescara. Questa è una cosa fondamentale perché l'anno scorso, il 30 di luglio, ci siamo accorti con i 90 anni dell'associazione canottieri, che è l'associazione storica di Pescara, la più anziana, la più antica possiamo dire, medaglia d'oro tra l'altro al merito sportivo, ci siamo accorti che questa società rischiava di perdere la propria sede storica. Abbiamo portato avanti questa procedura che ci permette l'acquisizione, diciamo, il subentro nella gestione, e poi cercheremo di portare avanti col demanio proprio l'acquisizione in toto di tutto l'immobile. Immobile che è di interesse storico, è stato riconosciuto tale nel 2010, e quindi ancora una volta la città di Pescara si batte per la storia e la memoria da tramandare ai posteri. Avete previsto degli investimenti per quanto riguarda il miglioramento e il restauro della struttura? Nel corso di un sopralluogo svolto con la Capitaneria di Porto, ma anche con i Vigili del Fuoco, sono state prescritte opere per 11.000 euro, quindi parliamo veramente di briciole, possiamo dire così, a fronte dell'importanza che ha quella sede. Certo, nel futuro, se riusciamo veramente ad acquisire l'immobile dal demanio, come è stato possibile in tantissime altre città, noi cercheremo o con il credito sportivo o con la regione o addirittura con l'Europa di portare a termine la ristrutturazione dell'immobile e restituirlo ai fasti storici che l'hanno sempre visto guardiano del fiume Pescara.